Buonasera amici telespettatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Aspettando Tifosi Napoletani. Oggi con me in studio il collega di TV Luna, la voce di tutti i servizi che ascoltate sportivi, Marco Di Bello. Buonasera Marco. Buonasera Anna, buonasera amici telespettatori, un cordiale saluto a tutti. Naturalmente tra poco sentiremo anche il padrone di casa, Gennaro Montori, tramite appunto la diretta telefonica. Ma cominciamo subito da noi Marco. Oggi ho preparato diversi servizi, uno su De Laurentiis, scatenatissimo su Twitter. Anticipaci qualcosa prima di guardare il servizio con i nostri amici da casa. Sì, è stata una giornata intensissima quella di ieri per il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha tenuto questo filo diretto con i tifosi azzurri su Twitter, il social network che lui ha scelto per comunicare direttamente con i supporter partenopei. Ha trattato tantissimi argomenti a 360 gradi veramente, e naturalmente ha parlato di Benitez, ha parlato di Cavani, ha parlato del nuovo stadio. Non c'è stato argomento che lui non abbia affrontato, stuzzicato dai tifosi che lo hanno veramente inondato di domande. Si parla, o meglio, il Calcio Napoli ha affermato, ha fatto sapere che nel giro di due ore sono arrivati a De Laurentiis ben 27.000 tweet, credo un successo senza precedenti. Assolutamente sì, infatti. Per un'iniziativa del genere. E allora facciamo una cosa, guardiamoci proprio il servizio che hai presentato, che hai realizzato proprio su De Laurentiis. "27.000 messaggi in due ore. È stato un successo senza precedenti il filo diretto con i tifosi azzurri che ha visto protagonista il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su Twitter, il social network scelto dal numero uno della società partenopea per comunicare con i suoi supporter che ieri sera lo hanno letteralmente subissato di domande. Un autentico fuoco incrociato cui non si è sottratto il patron della Filmauro, interpellato innanzitutto sulla scelta di Rafa Benitez quale successore di Walter Mazzarri. Benitez è un vincente, prima di lui ho contattato 10 allenatori, ma nessuno mi ha convinto come lo spagnolo", ha detto De Laurentiis, annunciando la presentazione del mago per il 21 giugno. Il discorso è poi inevitabilmente caduto su Cavani. Il contratto che lega Edinson al Napoli scade nel 2017, ma esiste una clausola rescissoria da 63 milioni di euro, che però nessuno finora sembra disposto a pagare, ha spiegato il presidente, per poi precisare che il matador piace anche a Benitez. Convincere l'uruguaiano a fermarsi almeno un altro anno in riva al Golfo è dunque uno degli obiettivi del mercato partenopeo. E su questo tema il patron azzurro non si è sbottonato più di tanto. "Prima verificheremo che cosa abbiamo in casa e poi guarderemo fuori per comprare", ha sottolineato De Laurentiis, premettendo che in ogni caso sarà rispettato il fair play finanziario. Nessuna follia insomma, ma il Napoli punterà comunque al massimo sia in campionato che in Champions League. "Se credo nello scudetto, certamente", ha risposto il presidente, che ha confermato la volontà di ristrutturare lo stadio San Paolo. "Il progetto è in progress", ha concluso il numero uno della società partenopea. Bene, rieccoci in studio. E allora Marco, però il Twitter, insomma questo social network che il nostro presidente utilizza, è anche un momento per stare più vicino anche ai nostri tifosi, ai suoi tifosi, perché sentono l'esigenza di confrontarsi con il presidente anche per capire il futuro del Napoli, ovviamente tantissime le domande sul mercato. Sì, senza dubbio, e credo che De Laurentiis, che tra l'altro, come lui stesso ha detto, è un neofita del social network, dei social network, è approdato per la prima volta su Twitter qualche settimana fa, non di più. Il dato più interessante, dicevo, è che penso tra i presidenti della Serie A De Laurentiis sia l'unico che lo utilizza con una tale frequenza. Poi soprattutto direi, questo è il dato secondo me più interessante, su Twitter De Laurentiis ci sta veramente mettendo la faccia. È difficile non mantenere gli impegni, sarà difficile non mantenere gli impegni per il presidente del Napoli dopo averli sbandierati ai 4:20 nelle conferenze stampa, ma anche su Twitter. Verba volant, ma scripta manent, basta, certo. Andarsi a rivedere un po'
la cronologia dei tweet per riscoprire quante promesse sono state fatte in questi giorni dal presidente sul social network. Beh, speriamo che le mantenga tutti in modo tale che nessuno dovrà puntargli il dito contro. Però una notizia importante, insomma, di mercato è quella riguardante Gomez. Gomez è sempre più vicino al Napoli e tu hai preparato un servizio, lo guardiamo insieme e dopo lo commentiamo in studio. Bene, rieccoci in studio e allora abbiamo la diretta telefonica con il padrone di casa, con Gennaro Montuori. Gennaro, buonasera. Buonasera Anna, c'è anche Angelo con te. Oggi c'è Marco Di Bello con Ciao, me. Ciao Gennaro, buonasera. Ah, mi fa piacere Marco, complimenti per quello che fai. Grazie, complimenti pure a te. E Gennaro, noi abbiamo... Dimmi... No, prego, prego. Dicevo, proprio in questo momento abbiamo finito di guardare questo servizio che ha realizzato Marco Di Bello proprio su Gomez. Tu cosa ne pensi di questa notizia? A me Gomez mi piace moltissimo, ma non è certamente Cavani. Meglio che resta Cavani. Ma Gomez è un attaccante d'area, servirebbe un giocatore così importante, ma servirebbe con Cavani, perché il Napoli praticamente con il nuovo allenatore e che si affaccia un'altra storia, quella che non è quella di Mazzarri, che comunque al di là di tutto per me è stato bravo come tecnico, lo ringrazio, però per come si è espresso domenica dopo la partita con, lo ripeto ancora una volta, per me è stato un traditore, perché doveva essere un uomo vero, là si sarebbe dovuto fermare, certamente non scegliere l'Inter, invece era tutto vero quello che era uscito, poi è stato un traditore vero e proprio, non ha avuto praticamente rispetto per questa gente che l'ho amato così tanto. Per quanto riguarda Gomez, lo ripeto, è un giocatore importantissimo, non importante, forse uno dei nomi migliori per quello che si è detto. Tra l'altro lo abbiamo subito noi con la nostra pelle, il dominio di Gomez, ma Cavani è un altro tipo di giocatore. Però io comunque la penso in un altro modo, penso che il mister, se osserva via Cavani, se riesce a mantenere poi quello che ha detto, vorrebbe due al posto di Cavani e non uno, non so al presidente se conviene. Poi ci sono altri due centrocampisti bravi e poi non penso che cosa posso ottenere più di questo Gomez, perché il presidente è uno che non vuole spendere, però c'è un altro lato della medaglia, che è quello che comunque il presidente si confronta per l'ultima volta con la folla napoletana, se si vuole fare del male da solo lo può anche fare, perché io credo che il presidente sia un bivio, adesso ha capito, prima ha fatto solo business, anche se ha fatto qualcosa di buono ed è stato un grande imprenditore, ma un grande imprenditore oggi sa, e la gente l'ha capito, che lui è stato un grande imprenditore, adesso per dimostrare di essere un grande imprenditore non lo deve dimostrare più alla gente, adesso lo deve dimostrare a se stesso, perché praticamente è in pericolo la sua poltrona, è in pericolo... Penso sia caduta la linea, quindi chiedo al nostro regista Giuseppe Trapolino di ripristinare il collegamento. Ovviamente Gennaro diceva un po' quello che stavi dicendo tu prima, tante promesse adesso le deve mantenere, perché altrimenti si potrebbe ritrovare le spalle contro il muro, soprattutto la gente che gli punta il dito contro. Sì, potrebbe, diciamo, le promesse fatte in questi giorni potrebbero poi... diventare un boomerang, ritorcersi contro lo stesso De Laurentiis, ma io più che di promesse parlerei di impegni, perché sono convinto che la volontà del Napoli sia quella di costruire una rosa competitiva sia per il campionato che per la Champions League. Ne sono convinto perché i fatti di questi anni parlano chiaro, il Napoli è sempre migliorato di anno in anno, certo. E credo che l'obiettivo sia quello di continuare questo processo di crescita e fare anche un'ottima Champions, un'ottima Champions, un ottimo campionato. L'obiettivo, lo ha precisato anche De Laurentiis su Twitter, è quello di fare bene in tutte le competizioni. Per fare bene in tutte le competizioni inevitabilmente si dovrà fare una buona campagna acquisti, anche se nel rispetto del fair play finanziario, come ha precisato De Laurentiis. Fair play finanziario, che vorrei dirlo, secondo me non rappresenta soltanto dei paletti, rappresenta anche una medaglia per il calcio Napoli, essere riuscito a fare bene mantenendo un bilancio sano. Su Gomez ha parlato anche Gennaro e diceva Gomez è un ottimo, ecco, lo abbiamo di nuovo in linea. Gennaro, ci senti?
Sì. Eccoci, era caduta la linea. Stavamo commentando un po' le tue parole, un po' quello che avevi detto tu e siamo pienamente d'accordo con te. Gennaro, mi arrivano spesso, insomma, anche durante la mia trasmissione, tanti messaggi ai nostri telespettatori che loro dicono il nostro presidente, per completare la rosa del Napoli, restando sempre fermi che Cavani deve restare con noi, dovrebbe comprare anche un portiere. Tu cosa ne pensi di questa cosa? Ma io lo dico da settimane, De Sentis è un grande portiere di esperienza, ma bisogna guardare anche al futuro. Da questo momento in poi abbiamo visto un momento di difficoltà di De Sentis. Il Napoli ha bisogno di un secondo portiere, una grande squadra ha bisogno di due portieri. Il Napoli ne ha uno solo praticamente, gli altri due, lo ripeto, sono portieri da PlayStation. Lo sa la società, lo sa l'Italia intera. Il portiere comunque bisogna prenderlo, e sono d'accordo con tutti i telespettatori a 360 gradi. Per quanto riguarda, tornando al presidente, il presidente praticamente adesso la dimostrazione deve dimostrare a se stesso, perché non gli conviene più, perché la gente se no dice questo è stato un bluff, ha mantenuto questo, ha mantenuto quello, ma noi vogliamo vincere lo scudetto, ha detto che andavamo tra le grandi e vincevamo, noi siamo tornati tra le grandi, ma senza vincere, siamo tornati tra le grandi, ma non grazie a lui, grazie al pubblico che ha versato i soldi come non sono stati mai versati nel mondo del calcio del Napoli, nella storia del Napoli. Questa volta i tifosi si sono superati per il doppio, praticamente gli introiti sono praticamente aumentati di tantissimo. Il presidente a questo punto con questi soldi deve dimostrare di essere imprenditore, ma di spendere anche, cioè per l'amor di Dio ci vuole guadagnare, nessuno lo mette in dubbio, abbiamo capito questo, ma è arrivato anche il momento di spendere, di fare una squadra solida per poter vincere. E poi il Napoli non ha bisogno solo di un portiere, di tenere i Cavani, non ci dimentichiamo che è andato via Campagnaro e la difesa non era già al completo, per questo non avevo vinto il campionato, perché per vincere un campionato la storia del calcio dimostra al 100% che si vincono i campionati con una grandissima difesa che prende meno gol di altre squadre. Certo. Non sono solo gli attacchi, ma sono prima i difensori e poi l'attacco e tutto il resto della squadra. Uno scudetto viene vinto da una grandissima difesa, perché sono i pochi gol che vengono incassati e lì che si vince lo scudetto. E praticamente poi c'è da verificare se vogliamo essere protagonisti in Coppa, c'è l'altra mini Coppa che è la Coppa Italia, che il presidente la riteneva all'altezza e poi dopo quando l'ha vinta ha festeggiato. Sono dei vari momenti che bisogna comunque seguire e bisogna capire il presente cosa vuole fare adesso da grande, perché ormai è cresciuto grazie alla folla napoletana. Adesso ci dica che cosa vuole fare, esca allo scoperto. Certo, questo è un anno importante per la squadra, un anno importante per noi che seguiamo questa squadra. È un anno difficilissimo, anche se Benitez dimostrerà di essere un grande allenatore, ma non ci aspettiamo che Benitez possa vincere lo scudetto con facilità. Sappiamo tutti che il Napoli praticamente ha fatto un grande secondo posto e poteva vincere lo scudetto, ma sappiamo anche che non dobbiamo dare la responsabilità a Benitez se decide di venire qua e di vincere lo scudetto, perché quest'anno oltre alla Juventus che è campione d'Italia si rinforzeranno l'Inter, che Mazzarri vuole superare sicuramente il Napoli e vuole dimostrare che Napoli era una piazza inferiore a quella che ha scelto lui. C'è il Milan che vuole migliorare la propria prestazione. Ci sono Lazio e Roma che comunque non vogliono sfigurare, perché da qualche anno che non vanno bene. C'è la Fiorentina comunque che è una realtà. Certo. Non è facile, siamo con 7 squadre questa volta. Il momento storico, ricordatevelo ragazzi, questo scrivetevelo casomai, è passato, sono stati 3 anni di un campionato mediocre, l'ha detto anche Bruno Pesaula dopo averlo detto noi per anni, per cui quando lo dice un uomo del genere, un uomo così saggio, un uomo così grande come allenatore e come tutto, praticamente dobbiamo fermarci, e l'ha detto anche Pesaro. Il Napoli sono 3 anni che comunque poteva vincere lo scudetto e non l'ha fatto, non ha rinforzato a gennaio, ma l'abbiamo detto ormai 3 anni, ci ripetiamo sempre con le stesse cose, io cerco sempre di trovare qualcosa di nuovo, ma molto spesso mi diventa difficile, perché c'è solamente una cosa da dire, presidente faccia un grande Napoli. È giusto. Ti lascio anche alle parole di Marco prima di chiudere. Marco, vuoi rivolgere qualche domanda a Gennaro? Sì, a Gennaro io volevo rivolgere questa domanda. Gennaro, ma se effettivamente una squadra estera, un top club straniero, offrisse i 63 milioni di euro della clausola rescissoria per Cavani e tu dovessi decidere se far partire Cavani o farlo restare a Napoli, tu che faresti? Sempre a Napoli.
praticamente in 3 anni ha battuto tutti i record, ha battuto il record di un anno che detiene più gol nella storia del Napoli. In 3 anni nessuno mai aveva segnato così, ha fatto le triplette contro le grandi squadre che ci hanno fatto sempre soffrire, per vincere non ci è voluto poco, ha fatto le triplette contro tutte le grandi squadre, Milan, Inter e Juventus, che sono su di tutte. Praticamente detiene tutti quei record, ha segnato più di 100 gol in 3 anni e potrebbe battere il record da un momento all'altro il più grande della storia, per cui penso che non ci sono proprio dubbi, anzi io prenderei un vero presidente, prenderebbe Gomez, lo affiancherebbe a Cavani e prenderebbe, non spenderebbe molti soldi, ma Ingolà che costa poco, a Astori che è nazionale costa poco, e già potremmo praticamente il centrocampo rinforzarlo a 360 gradi, l'attacco lo stesso con Gomez, basterebbe Ingolà, Gomez e poi oltre ad Astori un altro difensore che ci vuole, perché per essere grandi, ripeto, ci volevano 3 difensori, vogliamo arrangiarci perché è andato via a Campagnaro, prendiamo Astori, ne dobbiamo prendere un altro e già siamo rimasti nella normalità, per cui se ne verrebbe un altro ancora, ma noi ci accontenteremo di 2 difensori, Astori ed un altro... tipo per esempio il difensore del Torino che è andato anche in nazionale di colore, e Nainggolan e Gomez sarebbe un grande Napoli competitivo, e poi bisognerebbe risolvere il problema di tutti i ritorni, i cavalli di ritorno che ne sono tanti, che sono un po' pesantucci per venderli comunque. Certo. E se posso prego, Gennaro, ti vorrei farti un'ultima domanda, che cosa ne pensi di Guarini in cambio di Zuniga e Berami, e intanto ti rispondo sulla prima e poi mi fai la seconda. Non lo farei mai, con tutto il rispetto per Guarin che è un giocatore nuovo, bravo, emergente, però per me Berami quest'anno ha dimostrato di essere un grandissimo mediano ai livelli dei più grandi, Alemão, Bagni e Crippa, veramente un grandissimo mediano, e non lo cederei mai, un uomo veramente che serve, perché non servono i piedi buoni solo, ma servono anche i centrocampisti che comunque rompono le azioni e poi appoggia subito la palla, un ragazzo intelligente che non perde palla. E poi Zuniga ci conviene, lo troviamo in Italia uno che riesce a superare un uomo, certo, con quella facilità. È vero che tante volte fa qualche finta in più, ma la sa pure fare, si, certo, può permettere di fare certe cose. Zuniga ha dimostrato di essere un grande campione, anche perché soprattutto Mazzarri lo ha portato a sinistra, che era un destro, ed è diventato un fenomeno anche dall'altro lato. Ciò che significa che lo puoi utilizzare anche a destra, però facendolo anche un po' preparare, perché lui potrebbe fare sia a destra che a sinistra, sì, ovviamente mettendolo di nuovo in condizione, no, che in un cambio in un attimo si possono fare certe cose. Praticamente sì, per me è un grandissimo errore. Vogliamo far fare l'Inter e il Napoli con Mazzarri, altri giocatori, diamoci pure a Cavani, a dirci grazie, c'è amico così tanto di De Laurentiis, Moratti, diamogli tutti i giocatori importanti. No, Gennaro, teniamocelo stretto a noi, Cavani, assolutamente. Il Napoli ha bocciato l'ipotesi. Infatti. Perché sembra che siamo l'Udinese ormai, ci parlo, perciò siamo a un bivio, o l'Udinese o il Napoli del nuovo allenatore che vuole essere Benitez, che vuole essere grande e noi vogliamo essere grandi, per cui nemmeno anche lui deve essere a questo punto un uomo di spessore, lo deve assolutamente dimostrare. Assolutamente sì. Gennaro, io ti... mi sembra che ne volevo fare un altro. Marco, velocemente, che dobbiamo chiudere. Pande e Valmona, si vocifera. Ma se viene Gomez sì, altrimenti non lo cederei, perché Pandev in determinate situazioni è stato importante per il Napoli e comunque ha dato un grande contributo, perché non ci dimentichiamo che noi siamo arrivati secondi e potevamo arrivare terzi per pochi punti in più, quando il Milan poi ha fatto un bellissimo risultato nella finale nel finale del campionato. Però Pandev, lo stesso Insigne, lo stesso De Santi che qualche volta ha fatto qualche errore, e tutti gli altri sono stati determinanti, perché se togli questi uomini importanti, no, con quei gol che hanno fatto e togli quei punti, vedi che il Napoli sarebbe uno preliminare o addirittura quarto, e questo è un dato importante. E poi c'è su di tutti Cavani, che ha segnato la sua cifra di gol e ha dimostrato di essere il più grande. Certo. Gennaro, io d'accordo, Marco, di quello che ho detto, però volevo sapere tutto quello che ho detto. Marco voleva sapere cosa ne pensi su quello che ha detto. No, io sono d'accordissimo, non cederei mai Zuniga e Berami. Ma quello altro
altre cose che ho detto, mi fa piacere sentirlo da un giovane emergente come te, che sta facendo benissimo. E sinceramente Pandev, ho sempre nutrito grande stima per Pandev, per quello che si dice che il Monaco lo vorrebbe, credo che sia soltanto in parte possibile. Gennaro, io ti ringrazio, ti saluto. Grazie, naturalmente ciao, invito tutti a guardare giovedì sera Tifosi Napoletani. Oggi non ho capito. Allora, vi do un'anteprima oggi. Dimmi. Dei nostri sarà Stefan Zweig. Ah, perfetto, insomma, un grande parterre come sempre, che si arricchisce sempre di più. Grazie ancora a Gennaro Montori. Dato un bacio al mio grande tamburista direttore. Va benissimo, grazie ancora Gennaro. Ciao Gennaro. E allora, proprio sul mercato, su Zuniga, su Berami, Marco, hai preparato un altro servizio. Prima di chiudere, guardiamolo insieme ai nostri amici da casa. L'ex Mazzarri si è impuntato, vuole a ogni costo due titolarissimi azzurri e dal canto suo il presidente dell'Inter Moratti ha deciso di provare ad accontentarlo offrendo Freddy Guarino al Napoli per arrivare agli oggetti del desiderio del suo nuovo tecnico, lo svizzero Berami e il colombiano Zuniga. Ma lo scambio non si farà, il numero uno della società partenopea lo ha ribadito a chiare lettere anche ieri durante il filo diretto con i tifosi su Twitter. Berami e Zuniga non sono sul mercato, ha detto il patron della Filmauro. Un veto fermo il suo che non lascia speranze alla coppia Mazzarri-Moratti. A meno di clamorosi colpi di scena, insomma, lo svizzero e il colombiano resteranno alla corte di Benitez, che sembra non avere alcuna intenzione di smembrare la vecchia guardia partenopea, alla quale si riaggregherà Federico Fernandez. Il difensore della nazionale argentina che mai ha legato con Mazzarri partirà con il Napoli per il ritiro precampionato a Di Maro, dove si giocherà l'ultima possibilità di convincere il club a puntare su di lui. Chi invece avrebbe esaurito le chance di permanenza in azzurro è Rolando. Il corazziere lusitano non dovrebbe essere riscattato e quindi dovrebbe tornare al Porto. Bene, rieccoci in studio. E allora Marco, un'ultimissima domanda volevo farti inerente a Lorenzo Insigne, sì, che ha avuto una piccola distorsione al ginocchio sinistro per, appunto, mentre si allenava con la nazionale Under 21. Hai qualche notizia in più? Io credo che sicuramente non disputerà l'imminente partita della nazionale Under 21 nei campionati europei. Speriamo che si riprenda presto, perché lui ci teneva molto, non l'ha mai nascosto, a questa competizione. Facciamogli tanti auguri. Assolutamente sì, un grosso in bocca al lupo da parte nostra. Secondo te però, sempre su Insigne, ecco, con il nuovo tecnico vedrà più spazio? Io credo che Insigne troverà sicuramente più spazio se Benitez giocherà come di solito fa, con tre trequartisti. Secondo me Insigne si inserirà benissimo tra i titolari azzurri quest'anno. Una tua valutazione su Benitez? 8, in attesa di capire se è l'allenatore giusto bene per il Napoli. Penso di sì, te? Sì, senza dubbio. Il Napoli aveva bisogno di un allenatore internazionale, Benitez è l'uomo giusto. Perfetto, siamo davvero in chiusura. Grazie a Marco Di Bello, grazie Marco per essere stato mio ospite. Grazie a te Anna, arrivederci a tutti. Grazie come sempre a tutti voi per averci seguito, arrivederci, buon proseguimento di serata.